gli insoliti musicanti al centro commerciale Parco Prato. Oggi abbiamo una nostra vecchia conoscenza, Daniele Doria, che si è cimentato anche in questo nuovo strumento. Che cos'è questo strumento? Allora, questo... Beh, innanzitutto ciao. Ciao a te. Ciao a tutti. Questo è un salterio d'arco. Un salterio d'arco è uno strumento medio orientale, la datazione ufficiale si dice sia 1300-1400, uno strumento a 32 corde, e praticamente come un pianoforte, da una parte ci sono i tasti bianchi e dall'altra ci sono i tasti neri, note normali e diesis. Io chiaramente non so nulla di tutto questo perché lo suono, lo suono a caso e improvvisazione, infatti ci sono, come si può vedere, le note scritte a penna, tipo do, re, mi, e queste, insomma, cose così. Io l'ho scoperto in mezzo alle montagne da una signora che lo aveva lì, e da lì ho deciso di iniziare ad approfondire di più la conoscenza di questo strumento. Ho compreso chi fosse il liutaio che lo ha costruito, ovvero Michele Sangineto, un mio grande amico, e l'ho comprato. E da lì, in maniera assoluta freestyle, come tra l'altro è anche il mio stile di vita, ho iniziato un po' a suonarlo e ora me la cavo abbastanza. Senti, per quale motivo hai deciso di iniziare a suonare proprio questo strumento? Di fondo io suono le percussioni africane, lo djembé, ma in maniera amatoriale. Poi ho provato a utilizzare anche lo scacciapensieri, lo strumento quello siciliano, e mi diverto. E invece questa è stata proprio tutta un'altra cosa. Mi sono infortunato. E quando io faccio dei periodi di infortunio decido di allontanarmi dalla civiltà e di andare magari in mezzo alle montagne. Lì c'era un'amica che vive appunto in mezzo alle montagne e lei ha un sacco di strumenti, tra cui delle arpe. Tra tutti questi strumenti c'era un salterio. Io non sapevo neanche cosa fosse. Il salterio viene suonato con l'arco, perlomeno questo tipo di salterio si suona con l'arco, ma in quel caso l'arco non funzionava, perché non funzionava. Quindi io con un bastoncino ho picchiettato una di queste corde e la vibrazione è stata talmente forte, talmente intensa, che è come se la sentivo già mia, cioè come se avessi già utilizzato questo strumento in qualche vita antecedente, non so.